Barista, la Aston Villa calcia bene, batte Carrizo che aveva intuito. Come contro il Real Madrid, fischi per i giocatori dell'Inter che vanno al dischetto, sono più tifosi del Manchester United. Inizia Guarin. Colombia contro Spagna, Guarin contro De Gea. Guarin! Una sassata. Perfetto, Freddy Guarin. Pareggia il gol di Ashley Young. Sguarda il pallone, poi un'occhiata a De Gea, che ha già deciso di calciare ad incrociare di potenza. E il Chicharito Hernandez. Hernandez contro Carrizo, perfetto anche Hernandez, apre l'interno e spiazza l'ex River Plate. Villa, colpito il palo contro il Real Madrid. È entrato bene in partita. Rincorsa centrale, poi si allarga per andare con il destro. Villa! Questa volta entra con un pizzico di fortuna. Tocca De Gea, tocca la traversa. Palla poi supera la linea. Ancora parità. Come intuito De Gea. Infortunato. Cleverly, perfetto, 3-2. Taider, stato anche lui nella ripresa. Corsa corta, Taider, bellissimo il calcio di rigore di Taider. Ancora una volta De Gea è riuscito ad intuire, questo rigore non si prende. Tre a tre, solo gol. Kagawa. Carrizo indica l'angolo per la prima volta contro un avversario, dice andrà a sinistra, Kagawa va lì. Carrizo però aveva bleffato, si è buttato dall'altra parte. 4-3. Kagawa guardava solamente il pallone e ha scelto quell'angolo da tempo. Andreolli, quarto rigore per l'Inter. Andreolli, traversa, cercato la potenza, non è riuscito a superare De Gea. Stavolta la traversa non ha aiutato l'Inter, come in occasione del rigore di Mvilà. Sbaglia Andreolli. Sultanza e tifosi dello United di Kagawa. L'ultimo rigore. Si segna, vince lo United. Tocca Fletcher. Battuto Carrizo. Vince il Manchester United ai calci di rigore. Questa volta Carrizo non riesce a fermare il rigore degli avversari. Vince lo United 5-3.